Ciao ragazzuoli, pronti per un altro video di spoiler di M21 slash sbustamento di carte perché ci manca ancora mezzo box da aprire? Io in realtà l'ho già aperto, però posso assicurarvi che sarete molto contenti di quello che vedrete e soprattutto molto contenti di quello che mi sentirete dire. Ma prima vorrei parlarvi un pochettino, prima di andare a concentrarci un pochettino su quelli che sono gli spoiler in generale, di alcune carte specifiche. Ad esempio, la ristampa della Melma Mangiacarogne. Cazzarola! Il valore di questo set aumenta fino alle stelle di Teros e oltre. A proposito, l'avete visto il video di ieri sulla lore di Teros? Ho proprio chiuso il cerchio su quello che è stato la storia, l'ambientazione, il background, le varie cose di questo piano. Possiamo procedere oltre perché è il caso di iniziare con Eldraine e avrei ancora da finire il video sulla lore di Ikoria, ora che mi viene in mente. È a metà, quindi insomma siamo già a buon punto. Detto questo, la melma. Tanta roba, un power level che onestamente da una parte mi aspettavo per lo standard, ma dall'altra parte non me l'aspettavo. E una possibile risposta a carte come Uro, o a carte come Micio, inteso come il famiglio del calderone. Uno ci spera sempre. Ok. Quello che invece non è arrivato alle stelle è il valore di quella carta, che tipo, quando la gente l'ha vista, ha detto, una carta fortissima che uscirà tanto da un set da standard, regaliamola! E da quei 4 euro che stava appena spoilerata venerdì sera, mi pare, siamo già arrivati a 1,80 euro. Che o poi magari si scoprirà che è forte, si scoprirà che è forte e sarà più giocata, ma intanto, ok, direttamente dagli spoiler di oggi, 9 vite, un incantesimo con Hexproof che dice, se una fonte sta per infliggerti danno, previeni quel danno, tutto il danno immagino, e metti un segnalino incarnazione sulle 9 vite. Quando arrivi a 9 segnalini su questo incantesimo, esilia l'incantesimo. Quando l'incantesimo lascia il gioco, muori. Perché hai finito le 9 vite. Sembrerebbe anche una carta molto carina, ma un po' come è stato con il Goblin, quello 2-2 a costo 2 doppio rosso, che sembrava anche quello molto carino a livello di lore, a livello di background e tutto quanto. È un pochettino forte. Per l'antimalocchio? No, per Ad Nauseam, perché abbiamo praticamente un'altra ristampa di Phyrexian Unlife. Ora, qualcuno di voi potrebbe dirmi che sì, ma abbiamo già Phyrexian Unlife. Giusto, ottima considerazione. Il problema però resta, abbiamo fondamentalmente un'altra ristampa funzionale di Phyrexian Unlife. E tra l'altro, avendo anche questa, una certa sinergia con i segnalini, qualora dovessimo giocare anche Solemnity, scusate, non moriremo mai, a meno che non ci esilino l'incantesimo, che però non può essere bersagliato, quindi non moriremo mai. Ma ora parliamo delle carte del nostro colore preferito. È quella del blu. Allora, la mitica blu di oggi è discontinuità. Se è il nostro turno costa tipo. Allora, costa 6, 3 colorati e 3 non colorati. Se è il nostro turno costa 2 colorati e 2 non colorati in meno, quindi costa 2. Finisce il turno. Se però la facciamo durante il turno dell'avversario, tipo al mantenimento, finisce il turno dell'avversario. Certo, costa 6, ma abbiamo già capito che rampare così tanto per poter tirare una carta del genere in questo prossimo standard non sarà un problema. Quindi, noi apparecchiamo, mettiamo giù qualcosa, tipo Uro, tipo Nissa, tutte carte che tra l'altro non aiutano minimamente a rampare, e a un certo punto iniziamo a fare, finisce il tuo turno, tocca di nuovo a me. Finisce il tuo turno, tocca di nuovo a me. E cioè, già quando l'abbiamo fatto due o tre volte, probabilmente l'altro è morto o ci ha ucciso, però contestualmente la cosa è quella. Ah, a proposito di power level potenzialmente altino, questa non comune, mi dicono che abbia un buon potenziale anche e soprattutto in formati tipo Legacy e Vintage. Ultima per non ultima, la carta dalle 31 possibilità. Sublime rivelazione. Allora, costa 6, ma un istantaneo, che
che dice: scegli una o più. Neutralizza una magia bersaglio. Una magia generica, attenzione perché dopo ci torneremo. Neutralizza un'abilità attivata o innescata. Fai tornare un permanente non terra bersaglio in mano al suo proprietario. Crea una pedina che è una copia di una creatura bersaglio che controlli. Un giocatore bersaglio pesca una carta. E poi c'è la 32esima opzione, perché sono tutte combinabili, che è: fai il caffè e l'avversario deve darti una fetta di culo. Ora, è fortissima. E se pensate che il fatto che costi 6 sia un deterrente in qualche modo per non far giocare questa carta, apprezzo la vostra ingenuità e la vostro, il vostro ottimismo, lo apprezzo veramente. Io invece ho qualche parecchio molto tanto dubbio, ma soprattutto vorrei puntualizzare questa cosa un po' per rivangare il concetto che ho sempre ragione su queste cose. Neutralizza una magia bersaglio, ok? Perché questo attrezzo qui, che è letteralmente un coltellino svizzero multiuso di abilità, può neutralizzare una magia generica bersaglio, mentre questa cazzo di rimozione deve andare a colpire sempre solo planeswalker che costino 3 o creature che costino 3 in meno? Perché? 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 Me la spiegate questa cosa? Ma prima salutate quella che potrebbe essere l'ultima volta che vediamo MDG Salvation, perché se non cambiano atteggiamento nei confronti di certi utenti che rompono veramente il cazzo, le mie visual non le avranno mai più. E ci sono un sacco di altri siti su cui andarsi a guardare gli spoiler delle carte, e siamo onesti, finché sono spoiler del genere ritorno ai santuari. Allora, ce l'aveva un po' anticipato Mark Rosewater dicendo che sarebbe tornato un sottotipo particolare di incantesimo. Ce l'avevamo un pochettino con un po' di paura, devo dire, con un po' di scagotto, con un po' di bruciore al buco del culo, anticipato noi stessi quando abbiamo visto i primi 5 santuari, quelli di Kamigawa, su l'Historic Collection, l'Historic Anthology numero 3, e che hanno fatto un po' pensare: ehi, ma di solito tutte queste cose non sono messe lì per collegare lo standard o historic col pioneer, come avevano detto che avrebbero fatto, ma di solito sono fatti per collegare nuovi tipi, nuovi archetipi di mazzi, che di solito sono mazzi stupidi però diventano super mega iperpotenziati grazie alle carte che ci buttano dentro. Io ad esempio l'avevo pensata questa cosa, ho detto: no, non faranno tipo un nuovo ciclo di santuari per andare a compensare il primo ciclo di santuari. L'hanno fatto. Allora, paradossalmente, il più meglio di tutti è il santuario delle zanne di pietra, perché costa 2, ed è strano perché quello nero, all'inizio della tua pre-combat main phase, ogni avversario perde una vita e tu guadagni, perde X vite, tu guadagni X vite, dove X è il numero di santuari. Andando un po' a guardare i costi, quello verde può essere un po' più meglio, perché ci permette di rampare e tipo aggiungere X mana dove X è il numero di santuari. Se già avevamo fatto turno 2 questo, turno 3 questo, vuol dire che il turno dopo possiamo potenzialmente arrivare a 6 possiamo arrivare a 6 mana di quarto turno, a cui segue il santuario delle acque calme, che all'inizio della pre-combat main phase ci fa pescare X carte dove X è il numero di santuari che controlliamo, e se lo facciamo peschiamo una carta. Quindi se ne abbiamo uno, un pesco scarto, se ne abbiamo due è un ciucciotto da due ogni turno e pesco due, scarto uno. Yeah. Questa costa 1, però ha un'abilità che costa 6 e tappa una creatura. Questa abilità costa 1 in colore in meno per ogni santuario che controlli, quindi tecnicamente costa 5, in quanto mi fa un po' schifo in realtà. Però se già poi tipo andiamo a giocarci tipo 1 e 2, così per dire, ecco già lì diventa un pochettino più complicata. Ciucciotto, rampo, oppure tappo creature, rampo. Cioè già questa mi fa rampare con questa che, boh vabbè, tipo pagare 4, già questa mi dà 2 mana, vuol dire tappa 2, tappa una creatura. Vabbè, lo fa in main, però vabbè, insomma. Questo costa 3, paga 1, scarta una carta, questo puoi farlo in qualsiasi momento. Scarta una terra o una carta santuario, fai X danni a una creatura, un planeswalker, dove X è il numero di santuari che controlli. Fortunatamente è la più
più particolare da usare, quindi insomma non possono essere tutte belle, non devono essere tutte belle. Poi santuario di tutto, tutto e tutti. Incantesimo leggendario santuario, un costo mana di ogni colore. Inizia il tuo mantenimento, puoi cercare nel tuo cimitero, nel tuo grimorio per un santuario e metterlo in gioco. Se l'abilità di un altro santuario che controlli triggera quando controlli 6 o più santuari, triggera 2 volte. Vuol dire che tutta questa cosa qui è pensata perché questa abilità sia fattibile, quindi avere più di 6 santuari in gioco sia fattibile. Sono contento di aver aspettato un altro giorno per avere un po' tutte quelle che sono, almeno il ciclo delle non comuni delle carte multicolor. Iniziamo. Allora, questa è la promo Baia Box, l'avevamo già vista all'inizio. Ogni volta che lanci una magia cane, che in realtà è un canide, attenzione, crei una creatura a gatto. Una volta che lanci un gatto, crei una creatura cane barra canide. Paga colorinaia, tappala. Questi due qua, la coppia interrazziale, interspecie, intercosa più amata di tutto il web, infligge danno a un qualsiasi bersaglio pari al numero di cani che controlli. Guadagni vite pari al numero di gatti che controlli. Questo l'abbiamo appena già visto, questa l'avevamo vista all'interno degli spoiler. Ora, è praticamente una corsiera di Crufix, però dei colori Grull, con uno in più di forza, ma uno in meno di costituzione. Che in realtà non è neanche male, perché finora lo sparo più efficace, più efficiente del formato è il gigante schiaccia sassi, spacca ossa, Demolition Man, che però comunque fa sempre comunque solo 2 danni. Quindi ok, accettabile. Niambi, anche nota come la figlia di Teferi, costa 2 flash. Quando entra in gioco, puoi ritornare una creatura che controlli in mano al suo proprietario. Se lo fai, guadagna vite pari al costo convertito di quella creatura, di quel costo di mana convertito in quella creatura. 3 mana, di cui uno bianco e uno blu. Tappa la scarta, una carta leggendaria, pesca 2 carte. Allora, sicuramente è ottima per salvarci una carta da una removal o da un qualcosa tipo pacifismo, tipo qualche tipo di incantesimo per il limited. Farci guadagnare vite, non riesco a vedere un suo particolare utilizzo in standard in questo momento, a parte il fatto che abbia flash e che sicuramente ci permetta di fare cose molto porcellose, ma spero di non doverla mai vedere giocata in qualcosa di serio. Experimental Overload costa 4, colorized, fai una bizzarria rossa e blu XX, dove X è il numero di istantanee stregonerie che controlli nel tuo cimitero. Quindi puoi riprendere in mano un'istantanea stregoneria dal tuo cimitero. Esilia questa carta e per evitare di farci loop. Però è sorcery e costa 4 e mi sembra effettivamente tanto. E mi sembra anche un po' deboluccia per il limited, perché di solito nel limited si tende ad abusare del fatto che ci sono tante creature, quindi tipo potremmo ritrovarci a pagare 4 per fare tipo un 3-3 e riprenderci in mano un istantaneo che magari dà più uno una creatura, per esempio. Non lo so, in questo momento non la riesco bene a inquadrare, non vorrei che fosse tipo un qualcosa per qualche eventuale combo futura, di cui lo standard non ha sicuramente alcun bisogno. Poi il guardatore delle sfere. Ok, è abbastanza carina, mi piace. Volare, le creature con volare costano 1 in meno per essere lanciate. Quando una creatura con volare prende, che controlli, entra sul campo di battaglia, prende più 1/+1. Allora, è bella, mi piace, c'è potenziale sia per il costruito che per il limited. Il problema, secondo me, è che stanno iniziando a tirare fuori un po' troppe carte sinergiche con il volare, e anche se molte di queste carte stanno tipo ruotando fuori a causa della rotazione, il fatto che erano M20, cioè non è che buttando dentro 20 nuove carte diverse per un archetipo, allora quell'archetipo continua a proliferare. Cioè, l'importante è che ci siano cose sensate, e boh, in questo momento stanno un pochettino tirando fuori tanto. Mentre del conclave 2-2 a costo 2 Selesnia, se uno più segnalini
verrebbero messi su una creatura, metti gli stessi numeri segnalini più uno su quella creatura. Quando questo cristone qua muore, guadagni vite pari alla sua forza. Sto cercando di non vomitare. Quindi praticamente una meccanica che raddoppia o quasi i segnalini è messa su i due colori che di più useranno e abuseranno dei segnalini. No, ma bello, eh. Mi ricordo quando avevano messo tipo sul verde nero e ok, il verde si metteva i segnalini, però il nero, se non fosse stato che c'era l'energia in quel periodo, non sarebbe cagato nessuno. Vabbè. Lifkin Vendicatore, aggiungi un mana verde per ogni creatura che controlli con forza pari. Il tema principale dei Gruul in questo caso è il forza 4 più. Paga 7, il Vendicatore Lifkin fa danno pari alla sua forza a un giocatore o Planeswalker. Però costa 4, allora, quindi di sicuro mi dà un mana verde. Ok, se poi abbiamo tipo un'altra creatura grande da 2 mana verdi e boh. Sì, sicuramente il limite farà le sue cose perché è tanta roba. Insomma, 4-3 costo 4. Quel 3 di costituzione lo rende un po' deboluccio per certe cose. Però, Houndmaster Alpine, cos'è il guardasegugi dei segugi alpini? Vabbè, quando entra in gioco, allora questo è abbastanza carino. Un 2-2, costo 2. È tipo un falco dello squadrone perché quando entra in gioco ti fa cercare una coppia di Alpine Watchdog e una coppia di Igni Oscur, cioè ti fa cercare due carte praticamente. Posso anche scegliere in realtà, però vabbè. Quando questa carta attacca, prende più X più 0, dove X è il numero di altre carte attaccanti in quel momento. Andiamo un attimo a cercarti. Allora, Alpine Watchdog è il. Questo qua l'avevamo già visto l'altro giorno, è il 2-2 cautela. Che comunque, che potenzialmente può giocare di terzo e andarselo a cercare, e non mi sembra male. L'altro era Igni Oscur. Anche questo costa 2, paga 2, prende più 2 più 0 fino alla fine del turno. Vabbè, allora, tecnicamente il limited tende ad avere questo concetto che più aumentano le terre, più aumenta il mana a disposizione, più tecnicamente dovrebbero essere costose e grandi le spell che si tirano. Quindi, allora, in realtà questo è bello perché fa vantaggio mano. E poi è anche vero che se stai giocando aggressivo, anche se metti giù un altro 2-2 di turno 3, beh, insomma, se poi ti puoi magari una spell tipo un inno che dà più 2 più 1 a tutte le creature, insomma, le tue porcate le fai. Darfleet Warmonger, l'avevamo già visto questo qua, all'inizio del combattimento sacrifica una creatura, se lo fai prende più 2 travolgere fino alla fine del turno. Allora, qualcuno ha detto che potrebbe essere un altro materiale per Rakdos Sacrifice. È vero effettivamente che con Claim the Faceborn puoi rubare la creatura e usarla per far diventare questo un 5-5 travolgere. Innegabile. Ma vogliamo veramente mettercelo nel mazzo solo per questa potenziale utilità? Non lo so, non lo so. L'Orscale l'avevamo già visto, ogni volta che peschiamo ci mette più uno, questo Omnicross l'avevamo già visto. Volare. Lifelink, all'inizio della tua fase finale, se hai guadagnato 3 più vite questo turno, ogni avversario perde 3 vite. Sarà una cosa molto fattibile che vedremo fare molto, molto spesso in Limited e boh, probabilmente anche in costruito per un certo periodo. Insomma, vite bianco-nero è un mazzo, cioè esiste, quindi non vedo così impossibile che questa carta venga giocata. Cucitrice Ossessiva. Costa 3, tappala, pesca scarta, paga 4, tappala, sacrifica e rimetti in gioco una creatura dal tuo cimitero. Sicuramente un sacco di opzioni. In questo momento esistono rianimini migliori in realtà, quindi boh, forse posta rotazione. Ok, già che ci siamo, parliamo anche delle carte incolori, visto che sono poche, visto che abbiamo ancora qualche minuto. Ugin sarà un incubo per chiunque, quantunque, ovunque. 8 mana effettivamente non sono proprio pochi, ma ho veramente l'esagerato sospetto che non saranno neanche veramente tanti.
Di solito è una chiusura tipica di Control a un certo punto, anche se l'abbiamo vista giocata nel suo precedente standard, anche in certi midrange, che comunque a un certo punto quelle 8 lande ci arrivavano. Allora, non lo so, a causa di Teferi, quello che è il control solito, normale che abbiamo visto ultimamente è un pochettino tipo estinto. Post-rotazione potrebbe ritornare questa cosa del mazzo counter heavy, removal heavy, planeswalker heavy, e deliziarci con questa bellissima chiusura. Chromatic Ovary costa 7, mitica, puoi spendere mana come se fosse di qualsiasi colore, tappa, aggiungi 5 incolori, porca miseria, tappa 5, tappala, pesca una carta per ogni colore tra i permanenti che controlli. Ok, è una carta per il Commander, è una carta potenzialmente per il Brawl, è una carta che qualora dovesse entrare in costruito probabilmente ci sfuggirà di mano molto molto facilmente, e probabilmente, visti i precedenti, almeno quelli che ricordo io, ci sfuggirà di mano anche in Commander. Maze Mind Tome, questa mi piace tantissimo. Allora, tappa Scryer, tappa 2, metti un segnalino, anche nel primo caso mettiamo un segnalino, però nel secondo caso peschiamo anche una carta. Quando arriviamo a 4 più segnalini, esiliamo questa carta, però guadagniamo 4 vite. È una carta che dice tempo e mi ricorda tantissimo quell'artefatto, anch'esso a costo 2, che si giocava, la mappa del tesoro, se non sbaglio, che si giocava nello standard di Ixalan, quella che tappava, ci faceva scryare, a un certo punto si girava, ci metteva 4 tesori. Concettualmente è la stessa cosa, si è usata quella, si giocherà anche questa. Simulacro Solenne entra, ci fa cercare una carta terra base, quando muore ci fa pescare una carta. Commander, Brawl, però anche secondo me un po' di costruito ce l'ha. Mantigola cacciatrice di Scintille, costa 3, 3, 4 come costo addizionale per lanciare questa magia, scarta una carta, che è un po' la cosa tipica delle masticore. Se non lo sapete, all'inizio erano state create queste masticole, ce n'era tipo una ogni tot, e avevano tutta questa abilità comune dello far scartare una carta. Protezione dai Planeswalker sembrerebbe anche una bella cosa, però Teferi non te lo rimbalza. Ok, allora si va a 4, questa non la uccide e ti arriva una vrata in faccia al prossimo turno. Nissa non può bersagliare, o non potrebbe bersagliarlo, ma anima una terra e para. Ok, non mi vengono in mente altri Planeswalker con cui possono interagire, non può farci Liliana sopra, vabbè, peccato. È più probabile che questa protezione dai Planeswalker sia più uno svantaggio per la carta, perché tipo tutti i Planeswalker verdi non possono dargli più 3 travolgere, metterci segnalini sopra, dargli doppio attacco, volare, eccetera, eccetera. Va bene. Paga uno per fare un danno. Vabbè, stappiamo, tecnicamente possiamo attaccare un Planeswalker per 3 e fargli altri 3 danni. Non lo so, mi sembra un po'. La protezione da rendere indistruttibile mi pare carina, ma non lo so, non mi ha convinto. Mir di Palladio, fillerone, rampino, meteorite, fillerone con tanto di removal. Spero solo che di turno 5 ci sia ancora un 2 di costituzione in gioco per essere ucciso dal meteorite. Ultima, ma non ultima, la cripta di Tormod. Questa mi piace un sacco perché ne ho un sacco bisogno di queste carte qua per il side, per il Pioneer. Il fatto che si giocherà in standard, ne avrò bisogno un sacco di quelle anche per lo standard. E nonostante le varie ristampe, stava salendo un pochettino troppo, quindi sono contentissimo che con questa ristampa andrà a schiantarsi il costo della carta. Sono molto molto contento. Detto questo, i nostri minchia mila minuti di trasmissione li abbiamo raggiunti anche oggi. Fatemi sapere cosa ne pensate degli spoiler di oggi. Ci sentiamo nei commenti del video e alla prossima volta.